1 maggio 2018, Eroica Under 23 fa tappabucine, siamo con l'organizzatore, il signor Giancarlo Brocci. Entriamo nel tecnico. Allora, più che fare tappa è un passaggio, ma comunque un passaggio molto importante. Noi faremo traguardo volante ad Ambra, è l'ultima tappa di una 3 giorni impegnativa, perché il nome Eroica, insomma, voglio dire, significa un certo tipo di ciclismo. La nostra filosofia è riproporre ai giovani la bellezza della fatica, questo è stato quello che ci ha dato il successo mondiale che abbiamo. Facciamo questa 3 giorni che coinvolge le 3 province, secondo noi, che hanno il maggior valore in termini di turismo in bicicletta, quindi la prima tappa nel Grossetano tra i comuni Civitella Paganico, Cinigiano e Roccastrada, poi la seconda tappa che sarà Amiatina, il sud della provincia di Siena, con arrivo in cima all'Amiata, quindi a 1600 metri, un grande impegno per questi ragazzi. L'ultima tappa sarà ovviamente decisiva il 1 maggio, che è questa, perché prevede la partenza da Cesa, un passaggio con questo traguardo qui ad Ambra, Buscine. Era importante in qualche modo riallacciare un po' i rapporti con l'Eroica e tutto quello che rappresenta, perché per la comunità di Buscine diciamo ci sono molte affinità su quel mondo. Abbiamo oltre 50 km di strade bianche e quindi siamo in piena sintonia con questo tipo di iniziative. E non solo, quest'anno proprio per questo discorso delle strade bianche abbiamo acquistato dei macchinari specifici, un grader e un rullo compressore, proprio per fare una manutenzione più accurata e più efficiente di queste strade bianche, in modo da consentire una tranciabilità buona non solo per i residenti ma anche per questo famoso turismo lento. Queste tante persone si spostano in bicicletta e che hanno bisogno di trovare strade percorribili. E con la signora Maria Luisa, chef della struttura, parliamo dell'evento e di cosa accadrà a favore degli ospiti. Allora, noi siamo qui aperti da un anno e per questa occasione offriremo qui, per la tappa che faremo ad Ambra, un soggiorno qui al Verreno nella nostra struttura, una notte con una cena qui nel ristorante Donna Luisa.